Siamo alla Maison Bibelot a Firenze, in Corso Italia, Lungarno Vespucci. Accanto a me la signora Milo, un luogo importante perché qui appunto si raggruppano oggetti di grande valore. Ebbene, la signora Milo è qua perché ha deciso di vendere all'asta alcuni suoi oggetti, abiti e cos'altro. Degli abiti, dei quadri, dei ricordi, delle memorie, dei personaggi importanti, perché io trovo che noi dobbiamo custodire la nostra memoria, no? Noi siamo la nostra memoria, tutte le cose belle del passato non dobbiamo perderle, dobbiamo tenercele care, conservarle. Io le ho date volentieri qui alla Maison Bibelot perché, a parte che è una casa di un fascino straordinario, con degli oggetti meravigliosi, quindi sono molto onorata di far parte di un pochino anch'io di questa casa. Proprio perché mi piace che le cose belle che ho amato, che mi ricordano i momenti importanti della vita, poi vadano a qualcuno che li apprezza, che li sa tenere, che li ama, che li interessano e che sa apprezzarli. Grazie. Ecco, signora Milo, gli oggetti, secondo me, e penso anche secondo lei, hanno anche un'anima, no? Perché siamo noi che li carichiamo di significati. Non le pesa quindi, in un certo senso, così, darle a persone che lei non conosce? O comunque le fa un certo piacere sapere qualcosa? Sono contentissima. Se me li potessi portare con me, me li porterei, ma siccome non me li posso portare, allora tanto male che se li goda qualcuno che apprezza queste cose, che ha l'intelligenza, l'amore, il cuore, la passione, la coscienza, l'anima di apprezzare le cose belle che tutti noi poi nella vita facciamo, i grandi eventi. Allora, vediamo un pochino di ripercorrere insieme qualche ricordo. Questo abito è suo, questo bellissimo vaso. Ecco, questo è proprio il mio genere. Ora, no, non voglio. Mio, sì. È un abito di Rocco Barocco, uno stilista molto originale che ha sempre creato una moda molto femminile per le donne, quindi ecco qua. Sì. Molto bello. È carino anche dietro che ha questi, questi specchi così in chiffon, l'esaltazione della femminilità proprio. Ecco, si ricorda il periodo in cui indossò questo abito e in quale occasione? Beh, le occasioni non me le ricordo perché ne ho avute troppe nella vita, quindi non me le posso ricordare tutte. Però era un abito che indossavo volentieri perché mi faceva sentire molto donna. Sì, è un colore che è molto. Questo invece è un qualcosa di più, diciamo, Questo l'ho classico, sotto un po' indossato. primavera dei Botticelli, ecco. Un po'. L'ho indossato al matrimonio di mia cognata. Era di Laura Antonelli, un'organza bellissima, come non se ne vanno. C'è dell'attrice Laura Antonelli? No, 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 era una creatrice di moda che poi morta lei, come a volte succede, nessuno è stato capace di sostituirla. Ma era bellissimo. Ci sono andata con mia figlia che aveva 3 anni e aveva lo stesso identico abito mio. Io mi sentivo un po' Rossella O'Hara, romantica, però bene, sempre donna. Ecco, qual è il genere che lei preferisce come abbigliamento? È sempre stato uguale, diciamo, dai 20 anni fino ad oggi, o comunque è cambiato nel corso del tempo? Lo stile Sandra Milo, c'è uno stile Sandra Milo? Ci sono de dei punti fermi che ricorrono sempre? Senta, il mio stile è che io provo molto piacere a indossare quello che indosso. A volte magari sono dei vestiti anche non belli che mi dicono: "Ehi, ma cosa ti sei messa?" Ma siccome mi fa piacere portarli e li amo, in qualche modo poi anche gli altri li apprezzano. Bisogna amare le cose che si hanno. Mi sembra di capire comunque che le piacciono le cose molto femminili, cioè mi stupirei di vederla in giacca, doppio petto e pantaloni, tagliere. No, no, anche. Però mi sento un po' mascherata. Si sente più a suo agio con le cose. Io poi penso che la donna stia bene con la gonna. Invece le donne portano sempre i pantaloni, ma i pantaloni sono belli uomini. A noi ci appartiene la gonna, è così femminile. Ah, signora Milo, io devo andare in un'altra stanza a vedere altri oggetti, perché poi ce ne sono tantissimi disseminati qui dentro, appunto, di Sandra Milo, perché non soltanto abiti, ma anche altri mobili, sono cose molto importanti. Andiamo da un'altra parte.
Allora, prima di passare nella stanza dove ci sono tanti quadri e foto, un altro abito che la signora Milo ha indossato recentemente, mi diceva, da Chiambretti. Da Chiambretti, è vero, sì. Una minigonna. Una minigonna? Sì, una minigonna, e perché no? Insomma, le gambe ci sono ancora, non saranno più belle come un tempo, però poi è il piacere di indossare una cosa che ci fa piacere, che ci fa sentire belle, femminili, affascinanti. Guardate, sentitevi così che poi riuscirete anche a trasmetterlo, è vero? Ecco, questo grigio mi sembra un po' particolare per lei, la vedo così colorata. Perché come colore è raffinato, no? È grigio così, no? C'ha dei bottoncini di brillanti sulle manichette, c'ha questo struzzo, queste penne di struzzo che è molto femminile, era così morbido, così soffice, però nello stesso tempo è un colore che non è... un colpo nell'occhio, insomma, no, è un colore raffinato, bello, bello. Quindi ha mostrato le gambe, ma con classe. Ma anche il décolleté. Anche il décolleté. Allora, certo, ci vuole anche un po' il fisico adatto per indossare certe cose, no? Anche se ogni donna può trovare il suo stile. No, serve solo il piacere di indossare una cosa che ci piace. Ecco, mi piace questo messaggio che le sta dando. Basta con questi cliché, basta con queste regole. Sì, ma no, assolutamente, la libertà, no? Il piacere che noi proviamo. Poi, guarda, che se lo proviamo noi, lo provano anche gli altri, lo trasmettiamo in qualche modo, no? Vero? Bene, andiamo a vedere le foto. Abbiamo foto tratte da 8 e mezzo, Giulietta degli Spiriti, ricordiamo, per tutti e due i film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista. Allora, qual è la foto alla quale diciamo in questo momento è maggior interessata? Sì. Adesso ecco, la faccio vedere. Allora, è quella lassù, guarda, perché quella è Irene Genna, Medea Nazzari, Sandra Milo, Yul Brynner, ti ricordi quello, il calvo meraviglioso di Hollywood, una signora che non ricordo il nome, è Federico Fellini, ed era... a Taormina. Poi ci sono queste. Però non eravate accanto lei, Federico Fellini, qui vi nascondevate un pochino. No, non eravamo, infatti ero un po' gelosetta quella sera. E poi questa è una foto di Giulietta degli Spiriti, questa 8 e mezzo, guarda che bella, l'ha fatta Tazio Secchiaroli, un grande, e l'ha presa dall'alto e la mia faccia si vede nello specchio, vedi? Quella lì? Ah beh, qua è Giulietta degli Spiriti, vedi, sono io sulle famose altalene, perché lui mi faceva sempre salire su st'altalene, mandare a girare con questi costumini fantastici. Con queste bellissime gambe, fra l'altro, con queste bellissime gambe in primo piano. Ma è proprio la grazia della femminilità, vedi, sembra una farfalla, un fiore, non so, fra, capito, una donna, lui, questa è a New York dove... hanno fatto una strada intitolata Federico Fellini e l'avevo aperta io, diciamo. Ha fatto la madrina? E, sì, quella che, come si dice? Ha tolto il drappo. Allora, da 8 e mezzo Giulietta degli Spiriti passiamo ad un altro marito di Sandra Milo, il colonnello cubano, che vediamo lì su Gente. Era un ragazzo bellissimo, quello è il mio abito da sposa, le sue nipotine, e questo, vedete, questo qua di perle, così, era l'acconciatura che io mi sono messa in testa, no? Qua, e tutte le perle che mi cadevano giù, lo giro bianco, però minigonna. Ecco, ma dove l'ha conosciuto il colonnello cubano? Cuba. In vacanza era andata? Sì, a La Habana. Andava in vacanza e c'era questo ragazzo, bello. Poi sai, là si sposano con molta facilità e in mezz'ora divorziano. E quanto è durato questo matrimonio? Poco, perché poi sono tornata in Italia, poi hanno cominciato la stampa. Oddio, che cosa non ha detto? Non è vero che un colonnello è un bagnino, dai, un colonnello. Poi mandavano il coccodrillo, lei dice che lui l'ha salvata da un coccodrillo. In realtà il coccodrillo era falso, eccolo qua. Ma delle cose, sai, è come i bambini a giocare. Ma un anno è durata, due? No, non ci sono più tornata. Niente, proprio lasciato subito. Bellissime, guarda, queste sono foto veramente... Il tempo di una vacanza. Qua c'è Nureyev, il grande ballerino, no? A Venezia. Purtroppo deceduto, ricordiamo. Sì, cioè, però è immortale, perché la grandezza non muore mai. E io sono a Venezia, a Palazzo Dario, una festa data da Enrico Coveri. E io ho danzato, vedi, eccola là, la Salomè.
Ecco, e vedi, su con un reggiseno molto particolare. Sopra un tavolo sono saliti Carla Fracci e Nureyev, che guardavano me che ballavo. Che non si è sentita, non si è sentita poi in imbarazzo. Una cosa fantastica. I due più grandi ballerini del mondo che salgono su un tavolo per guardare me che non so ballare. Beh, ma questa è la vita, il gioco, no? E adesso altri due abiti, le paillette. Le paillette le ha inventate proprio in questo contesto, in questo modo, Enrico Coveri. Esatto, c'erano le paillette piccole, le paillette vabbè sono mitiche, storiche, però lui la trasformò, la paillette diventò grande, gigantesca. Allora vedi, questa era tutta d'argento, invece quello ancora più grande, è bellissimo perché ha tutte le sfumature del sole, dall'arancio, dal tramonto, al sole, al giallo, all'arancio, a... vedi com'è più chiaro e più scuro, bellissimo, guarda, pieno di sfumature, e anche sotto la seta, lo chiffon che sta sotto la paillette, ha le stesse paillette stampate, bellissimo, una cosa, beh, insomma, è storia del costume, sì, certo. Ecco signora Milo, ma gli stilisti che le ha nominato, Rocco Barocco, Enrico Covi, eccetera, facevano proprio per lei, su misura per lei questi abiti, oppure lei andava a sceglierli negli atelier? Ma no, perché gli artisti amano lavorare per gli artisti, no? Allora amavano anche creare per me. Io poi sono una che adora tutto ciò che è arte, no? Tutto ciò che esce da e che si eleva, che tenta, che va proprio alla scalata della bellezza, no? L'adoro e allora mi trovo bene con gli artisti. Alla Maison Bibelot, oltre a vestiti, foto, quadri e qualche mobile, abbiamo anche sculture. Questa, mi dicono, è la scultura più importante. È lei questa? Sì, questa è un'opera di Francesco Messina, un grande scultore italiano, che io conobbi appunto in giovane età, e allora lui manifestò il desiderio di scolpirmi. A me non è che mandava tanto, perché l'idea di star ferma su una pedana, andai a Brera comunque nel suo studio, in questa pedana girevole, e lui insomma, fece questa statua. Ma la cosa interessante di quest'opera è che Messina era uno scultore classico, cioè che scolpiva le donne, diciamo, alla Renoir, non sono le donne così molto più formose. E invece fu la prima statua in cui lui iniziò un nuovo stile, no? Questa donna nuova, snella, slanciata, sì, molto femminile, con le forme accentuate, però con una snellezza che le donne classiche, diciamo, non avevano, no? Certo, ma anche la posizione, no? Lo fa vedere, cioè, una posizione, ma, cioè, voglio dire, anche le con i tacchi, no? Così slanciate, le braccia, vedi, è una con la vita sottile, no? Però con un bel sedere, sì. Il lato B evidente, il lato A pure, però con un nuovo modo di essere donna, una nuova femminilità, ecco, sì. Allora, questo mi dicono essere il pezzo più importante, quello che vale di più. Allora, signora Mira, io la ringrazio, ovviamente ci sono tante cose qui da vedere che le appartengono, la ringrazio per averci fatto da Cicerone. Questo è uno scrigno di capolavori, veramente, è bello stare qua. E sapete che cos'è anche bello? Respirare l'odore delle cose del passato, perché hanno un profumo proprio particolare. Grazie.